Buongiorno e benvenuti a questo nuovo tutorial. Oggi vi presentiamo la nostra gamma di frigoriferi per pannelli solari a corrente continua, 12-24 volt. Come potete vedere, questo è un frigorifero, diciamo, normale da casa, con diverse zone di temperatura, con un termostato automatico che può essere regolato manualmente, con una luce interna, con le varie zone di temperatura e con la possibilità di mettere bottiglie anche da 2 litri. Attualmente noi installiamo su questo frigorifero il nuovo compressore Secop BD35, adesso ve lo mostro bene così lo potete leggere, con il nuovo gas naturale, R600A. Adesso guardo, vi stavo guardando chiaramente la nuova etichetta Vemo che vi mostro, così potete tutti vedere che è un prodotto made in Italy, in quanto noi di Vemo installiamo su tutti i nostri frigoriferi il nuovo compressore secco fornito di questo gas naturale che sostituisce i frigoriferi, diciamo, solari, che funzionano benissimo per pannelli solari, per batterie, impianti solari, eccetera, e che sostituisce il vecchio gas, che anche era nuovo ovviamente, però naturale, era il 134A, in quanto voi potete, si possono trovare sul mercato vari tipi di minibar, frigo bar e frigo, diciamo anche congelatori, con il, diciamo, non più il gas che verrà regolamentato. Il gas naturale 600A isobutano, come diciamo, questa è l'etichetta, il modello è un Vemo VL152, come vi ho fatto vedere è un prodotto made in Swiss, quindi noi consigliamo caldamente di vedere bene, di leggere bene le istruzioni, in quanto nel futuro tutti i frigoriferi dovranno avere installato il nuovo gas isobutano. E vi ricordiamo inoltre, questo è molto importante che voi lo sappiate, che Vemo produce un prodotto sempre a regola d'arte, prodotto in Svizzera, con tutte le caratteristiche che vi potranno soddisfare. Grazie per l'attenzione e al prossimo video.